relativo alla fisica. E punto una data. La data è questa, 1700. Allora, fino al 1700 si era convinti che per mantenere in moto un corpo necessitasse la presenza di una forza. Newton, 1700, arriva e ci dice che questo è falso. Prendo spunto da questo fatto storico che segna l'inizio della fisica moderna per segnare oggi l'inizio di un'altra visione economica del mondo. E parto da questa domanda: ma per avere un reddito è necessario lavorare? E a questa domanda, chiaramente nei tempi e nei modi che crederanno, farò rispondere Giuliana Commisso, che è l'autrice del libro che presentiamo questa sera. Coautrice, Autrice. grazie per la precisazione, ed Angelo Nizza. A te la parola, Angelo. Sì, buonasera a tutte e a tutti, mi sentite? Bene. E allora mi è stato chiesto di partecipare alla presentazione di questo bel libro di Giuliana Commisso e Giordano Sivini, che si intitola Reddito di cittadinanza, emancipazione dal lavoro o lavoro coatto, punto interrogativo, che un po', insomma, si collega alla domanda che ha fatto il nostro gentile presentatore, che ringrazio anche per l'invito, e ringrazio Giuliana che mi ha coinvolto in questo dibattito. E il libro, sì, Giuliana diceva bene, coautrice, perché appunto Commisso e Sivini. Il libro esce per Asterios nel 2017. Stasera io dirò il libro di Giuliana, ma insomma, per capirci, ovviamente è sottinteso che gli autori sono due. In particolare vi dico che il libro, che si legge benissimo, è scritto molto bene, è un libro istruttivo, cercherò di farvi capire perché. Si compone di 6 capitoli, lo dico giusto per giustezza, no? Per così, divisione dei ruoli. I primi 2 capitoli, che sono dei capitoli introduttivi sul tema, sono curati da Giuliana. I capitoli centrali che si occupano dello stato dell'arte circa il reddito di cittadinanza in Gran Bretagna e in Germania sono curati a 4 mani. Gli ultimi 2 capitoli, in particolare il quinto, che diciamo, tratta della situazione della questione del reddito in Italia, e l'ultimo, il sesto, che tira un po' le fila sull'argomento, sono i 2 capitoli curati da Giordano Sivini. Così abbiamo fatto giustizia dei ruoli e nessuno può dirci nulla. Allora, da parte mia, io ho pensato di restituire i lineamenti fondamentali, diciamo, di questo libro, dal mio punto di vista, insomma, per quello che a me è parso essere l'essenziale del libro. E quindi farò, diciamo, una premessa generale, poi tenterò di dire qual è, secondo me, il punto decisivo del testo, e poi diciamo, concluderò lasciando 2 questioni in sospeso e girando così la parola a Giuliana. Allora,
Io dico che un libro sulla questione del reddito, dico reddito e non reddito di cittadinanza, perché già se dico reddito di cittadinanza lo connoto in un senso specifico, e per esempio si pensa a come la questione è stata affrontata in Italia durante la campagna elettorale e a come tuttora, insomma, si discute all'interno del governo, in particolare dal lato dei 5 Stelle, come sappiamo. Mi mantengo, diciamo, sulla parola reddito, quindi su una questione più generale che attiene al tema, come posso dire, delle condizioni di esistenza degli esseri umani. A me pare che un libro sul reddito è sempre, in un modo o nell'altro, un libro di antropologia, Giuliano, cioè un libro che si occupa della teoria dell'essere umano e in particolare della questione delle condizioni di esistenza. Voi sapete che gli esseri umani, a differenza dei, non so, dei polipi, dei ragni, dei primati superiori, sono tutti animali intelligentissimi. L'essere umano, però, a differenza di questi animali super intelligenti, ha un problema, cioè quello di non trovare direttamente in natura una casa e del cibo e tante altre cose che gli servono per vivere, ma diciamo a una prima soglia minima. Non trova direttamente in natura una casa e il cibo. Allora il primo compito degli esseri umani è quello di creare le condizioni della propria esistenza. Oltre a vivere, l'essere umano si occupa e deve preoccuparsi di creare le condizioni della propria vita. Ora, la questione del reddito a me pare che risponda a questo grosso problema antropologico, ripeto. Poi sull'antropologia si scrivono le diverse teorie politiche che possono essere di destra o possono essere di sinistra, possono essere connotate in un certo secondo certe ideologie e secondo oppure secondo altri stili di pensiero, però il problema antropologico è lo stesso. Allora, questo libro è un libro che affronta questo tema. Lo affronta con gli strumenti della sociologia, tanto Giuliana Commisso che Giordano Sivini sono dei sociologi, peraltro dei sociologi dell'Università della Calabria. E affrontano questo tema in questo libro, appunto, come accennavo prima, andando a documentare alcuni casi specifici che sono due, diciamo, casi importanti in Europa, la Gran Bretagna e la Germania, e poi il caso italiano. Appunto, vi dirò, insomma, qual è, secondo me, il dato decisivo, però lasciatemi ancora qualche minuto per un altro passaggio, diciamo così, di premessa. Quindi, il primo passaggio è questo dato antropologico di fondo. Il secondo passaggio è che, diciamo più politico, il tema del reddito, in quanto strumento che risponde al problema delle condizioni di esistenza dell'essere umano, è un tema che non nasce nel XXI secolo, non nasce, diciamo, nell'ultima campagna elettorale, non nasce nella campagna elettorale francese, che viene descritta nel libro, non nasce col referendum svizzero del 2016. Uno dei modi per, diciamo, tentare di fare una genealogia del tema politico del reddito è quantomeno quello di organizzare
organizzare un discorso che risalga agli anni 60 e 70, quando una generazione scolarizzata di massa, in connessione con le lotte operaie, ha deciso di mettere in discussione quello che allora era il sistema di lavoro fordista, perché appunto non era solo un sistema di lavoro, ma era un'organizzazione generale della vita, proponendo due cose: uno, il rifiuto del lavoro fordista, e due, la richiesta di un reddito universale di base incondizionato, cioè non condizionato dalla messa al lavoro. Questo significa che quella generazione scolarizzata di massa, unita alle lotte operaie, intendeva così, elaborare una nuova immagine del mondo, elaborare delle nuove forme di vita che, risolvessero il problema della creazione delle condizioni di esistenza non più sulla base della forma del lavoro fordista, ma sulla base di altre forme di produzione e di vita attiva, e anche sul reddito di base universale incondizionato. E quindi, per stare al sottotitolo del libro di Giuliana, quella forma di reddito richiesta da quella insorgenza, da quelle istanze, era un reddito che apriva alla emancipazione dal lavoro. Dal lavoro, badate, nella forma storicamente determinata del fordismo, cioè di quella fase del capitalismo, e apriva ad altre forme della vita attiva, della vita che fa delle cose, che agisce, che si declina secondo produzione e secondo azione, si chiedeva che quella vita attiva fosse sostenuta di base da un reddito incondizionato. Questo tema del reddito così posto, e secondo me nel libro questa premessa non c'è, ma non credo che sia molto lontana, perché il libro parte dalla fine degli anni 70, quando questo tema del reddito così posto viene praticamente assorbito dalla nuova ristrutturazione del capitale. Va bene? Il capitale ha questa indole appunto vampiresca che succhia quello che gli viene a tiro per metterlo a valore, di fatto, no? Allora in quell'epoca succhiò queste istanze che venivano dalla controcultura, succhiò anche questa proposta di reddito incondizionato e la fece sua. E ovviamente la fece sua con le logiche, di Thatcher, di Reagan e poi più avanti di Schroeder in Germania. Sono i nomi citati nel libro di Giuliana. E Blair più avanti, no? Sono tutti nomi citati nel libro di Giuliana. E la fece sua in che modo? Conservando il rapporto reddito-lavoro, va bene? E però anziché sganciare il reddito dal lavoro nel senso capitalistico del termine, trovò in varie forme la maniera di unirlo al lavoro, e questo è un po' il problema che il libro affronta e che mette fortemente in discussione, cioè l'unità che dalla fine degli anni 70 in poi
il capitale fissa tra reddito e lavoro. E allora, qual è il paradosso che viene fuori da questo testo? Il paradosso è che da un lato noi abbiamo un paradigma, un'idea, un modello di reddito che sotto diverse declinazioni viene comunque collegato e unito al lavoro. E adesso vediamo di che lavoro si tratta e che tipo di collegamento c'è tra reddito e lavoro. Dall'altro abbiamo un modello di reddito che invece intende, come dire, emanciparsi, separarsi dal modello del lavoro nel senso capitalistico del termine. E il libro, diciamo, lascia nell'ombra, il secondo lato del paradosso. Su questo poi tornerò in chiusura. Lascia nell'ombra, diciamo, la costruzione, l'elaborazione di un modello di reddito sganciato dal lavoro, con tutti i problemi e le contraddizioni che comporta, e si concentra, in maniera appunto più decisiva sul modello che invece tende a ricucire i rapporti tra questa forma di sussidio e l'attivazione al lavoro. Questa è la formula che ricorre nel libro, attivazione al lavoro. E allora il libro racconta di questi casi europei, Gran Bretagna, Germania e poi Italia, in cui diciamo che sono tutte forme diverse tra di loro, ma che hanno alla base quest'idea secondo cui se tu sei un povero e disoccupato, che non riesce ad avere, diciamo, che non riesce a essere nelle condizioni di poter, come dire, riprodurre la propria esistenza, no? Per cui non riesce ad avere i mezzi di prima necessità per la propria sussistenza, allora, diciamo, lo Stato organizza alcune strutture sulla base delle quali dà un reddito, a condizione di farti seguire, diciamo, dei corsi di formazione al lavoro, a condizione di scegliere, forse non è la parola corretta, a condizione di assumere, perlomeno dopo un po' di opzioni che ti vengono date, obbligatoriamente un impiego, qualsiasi esso sia, indipendentemente dal tuo orientamento, dal tuo percorso formativo, dalle tue competenze, dai tuoi interessi, eccetera. E in alcuni casi, per il periodo in cui tu percepisci questo reddito perché sei povero e disoccupato, sei obbligato a lavorare gratuitamente, oppure sei obbligato a accettare dei lavori a termine, precari e sottopagati. In Gran Bretagna, per esempio, per come racconta Giuliana, secondo appunto la ricostruzione di Giuliana, lo Stato
prevede l'istituzione di alcuni job center, no? Che sono un po' degli uffici di collocamento, diciamo, che fanno da interfaccia con il richiedente il sussidio. Questi job center diciamo, esternalizzano poi il servizio a delle ditte private che sono poi il terminale ultimo con cui il richiedente ha a che fare e queste ditte private praticamente pagano il reddito e però pagano questo reddito se e solo se tu richiedente vai a lavorare gratuitamente per una qualsiasi multinazionale del fast food, per esempio, presente in Gran Bretagna. E il sussidio, ho fatto una rapida conversione, per diciamo, per un single equivale a 336 euro. Mi pare che siano 300 sterline, più o meno saranno tipo 340 euro, insomma, quindi. Ti danno questi soldi e però vai a lavorare gratis per e quindi in questo modo, insomma, si risolve il problema della creazione delle condizioni di esistenza. In Germania non ti fanno lavorare gratuitamente, ma se vuoi il reddito devi accettare uno di questi mini jobs che può essere pagato anche solo 1 euro all'ora. E poi il caso italiano è un caso diciamo che presenta nel libro diciamo viene presentato con due modelli. Il modello che è del Rei che però io non so se definirlo diciamo, è un modello forse un po' come dire, un po' diverso dagli altri perché forse lì il problema è più proprio la povertà assoluta, cioè i poveri più poveri tra i poveri. Quindi non è solo un problema di disoccupazione, non è solo un problema, diciamo così, sociale legato al lavoro, ma è proprio un problema di povertà. I più poveri tra i poveri prendono questo reddito di inclusione e però anche lì il punto è che è sempre un sussidio condizionato alla frequenza di un corso di formazione al lavoro ed è sempre diciamo un sussidio che evidentemente è a tempo, ha un termine. E però rientra comunque nella categoria del sussidio condizionato. L'altro modello è appunto la proposta che è attualmente all'ordine del giorno. Nel dibattito dell'attuale legislatura e qui appunto diciamo, si torna a una idea di reddito condizionato a un lavoro che appunto è quest'idea di lavoro coatto che viene menzionata nel titolo. In questa proposta vi è pure diciamo, una fase in cui emerge un lavoro gratuito, un lavoro che non è pagato e che il richiedente è obbligato a fare se chiede e ottiene il reddito. E da un certo punto in poi l'obbligo diventa anche quello di accettare uno dei qualsiasi lavori che ti vengono offerti. Allora, ho fatto questa rapida diciamo, sintesi, non perché a me interessa
diciamo, dirvi se io personalmente sono d'accordo con una o con l'altra. Ve lo dico subito, non sono d'accordo con nessuna delle tre. Ma l'ho fatto per appunto restituirvi il libro e per dirvi come il libro diciamo ricostruisce questi tre modelli che, ripeto, sono tre modelli diciamo che rispondono a linee politiche diverse, che rispondono diciamo a interessi diciamo di intervento sociale che non sempre sono sovrapponibili. Un intervento magari va è più spostato per affrontare il problema della povertà, un altro è più spostato per affrontare il problema del lavoro, ma sono sempre dei modelli di reddito condizionato e il punto che secondo me abbiamo di fronte è che sono i tre modelli che rispondono al problema di fondo della creazione delle condizioni di esistenza degli esseri umani. Alla luce di questo, secondo me, si possono fare le dovute valutazioni, nel senso che le dovute valutazioni si fanno non solo sulla base dell'empatia immediata, diciamo così, sociopolitica che io posso avere con uno o con l'altro rappresentante, ma si fanno sulla base di un problema più radicale che è un problema antropologico di fondo. L'altro lato del paradosso, cioè l'idea di un reddito che diciamo, taglia i rapporti con il lavoro nel senso in cui l'abbiamo conosciuto fin qui secondo le leggi, le norme del modello capitalista, appunto è lasciato in ombra nel testo, e però il testo, diciamo, a un certo punto lo dice chiaramente, è stato scritto per criticare un modello di reddito che si collega al lavoro e si collega nelle forme appunto del lavoro gratuito, del lavoro coatto, del lavoro impoverito, del lavoro precario, del lavoro sottopagato, eccetera. E però non dice se appunto diciamo propende per l'altro modello e né diciamo si impegna a elaborare un progetto, un programma anche solamente teorico, ma secondo me questo non è diciamo, un punto di svantaggio del testo, nel senso che questo anzi può essere un invito a scrivere diciamo, una seconda parte del testo che affronti quest'altro lato del problema. E però, già che ci siamo, diciamo, una delle questioni che io vorrei porre a Giuliana è proprio questa: se appunto nelle tue ricerche, nei tuoi studi, diciamo, rientra questo tipo di preoccupazione. E quindi se diciamo, l'impegno teorico, scientifico, insomma, circa il reddito non si ferma a questa pars destruens, che io ritengo ben inteso utile, istruttiva, interessante, e che però diciamo, né teoricamente né politicamente può essere sufficiente, può bastare. Quindi, diciamo, se c'è quest'altro sviluppo circa un reddito
che si emancipa dal lavoro, come tu scrivi nel sottotitolo, con tutti i problemi del caso. Oggi già lo accennavamo, no? Dice ti pagano e non lavori e non fai niente. Non credo che sia così, non credo che un'elaborazione teorica forte, non caricaturale di un reddito emancipato dal lavoro possa essere ridotta a una caricatura, appunto, e cioè al fatto che ti do dei soldi e non fai niente. Giuliana qualche tempo fa ha presentato questo libro presso le Camere del Lavoro Autonomo e Precario a Roma e non penso che lì si parlasse di ozio quando si parlava di reddito, ma si parlava forse di altre forme di lavoro. Appunto, una delle forme è il lavoro autonomo, che è distinta dal lavoro salariato, per esempio, con tutte le, per sintesi, diciamo, faccio questa brusca distinzione, però anche lì ci sono tutta una serie di problemi Sì, e di di, lavoro. La differenza poi si vede. lavoro, di lavoro subordinato. È logico che poi lì c'è un salario, uno stipendio che viene reclamato, però non è distinto dal modello del lavoro subordinato. Diciamo, non si tratta di aprire il varco all'ozio, si tratta di capire come si articola questo problema di un reddito emancipato dal lavoro con i problemi del lavoro innanzitutto e evidentemente anche con altre forme di lavoro. Quindi questa è una delle questioni che lascio in sospeso e poi e vado, diciamo, a chiudere. Nel testo, in particolare nella fase, diciamo, iniziale in cui viene posto da un punto di vista politico e sociologico il tema del reddito, proprio Giuliana appunto inquadra tutta una serie di questioni. Che riguardano, diciamo, il panorama europeo Regolazione europea. e la regolazione europea e indica alcune categorie che poi gli autori, soprattutto Giuliana, usano per affrontare la questione, quindi sono delle categorie centrali, diciamo, nel lessico sociologico degli autori. E due in particolare sono quelle su cui magari appunto ti chiedo anche, diciamo, un chiarimento, perché non, sembrano di primo acchito sembrano facilmente afferrabili, ma secondo me questa cosa è un po' un colpo a tradimento. Quindi se le chiarisci sicuramente fai un favore a me. Le due categorie sono flessicurezza, condensa due parole, flessibilità e sicurezza. Workfare opposto a welfare. Sono due tra le tante categorie che Giuliana usa in un senso sociologico per affrontare il problema e per descrivere diciamo, la questione del reddito e arrivare, ripeto, a una messa in discussione molto forte del paradigma che unisce reddito e lavoro e che, diciamo, finisce in un ambito in cui troviamo una forma non dignitosa. Anche la parola dignità torna a volte nel testo, non dignitosa, di vita attiva, di vita, diciamo, operosa. Allora io per il momento mi fermerei qui, poi se c'è modo, diciamo, torno su altre questioni, quindi
vi ringrazio per la pazienza e ti giro la parola. Bene, buonasera a tutti, grazie per essere venuti, grazie agli organizzatori per avermi dato l'opportunità di incontrare peraltro amici e amiche che non vedevo da tempo. Spero di non annoiare nessuno. Comunque procederei in questo modo. Tu affronti, Angelo, delle questioni molto generali, insomma, che appunto tu stesso chiami antropologiche, nel senso che appunto della vita attiva, della necessità di creare condizioni di esistenza, e spesso l'antropologia poi confluisce nella politica, nel senso della vita associata, e quindi è difficile separare un livello antropologico generale da uno poi che è storicamente dato e anche determinato da tutta una serie di rapporti di potere che sono definite nel tempo e nello spazio in maniera specifica. Quindi io, diciamo, anche per incapacità di affrontare filosoficamente il tema, però andrei a gambe elevate sulla dimensione direttamente politica del problema del reddito in una fase storica quale quella attuale, che è una fase di crisi evidentemente molto profonda e che ha visto negli ultimi 30 anni una metamorfosi, cioè un cambiamento radicale di paradigma, di trasformazione che è anche antropologica, ma che riguarda fondamentalmente tutte le forme di regolazione sociale, politica ed economica, cioè una ristrutturazione dei processi produttivi, del processo produttivo capitalistico, quindi che va sotto, diciamo, la sigla della globalizzazione, ma anche le forme di regolazione, il rapporto tra Stato e mercato, o meglio il modo in cui viene definito lo Stato, viene costruita la forma Stato e il modo in cui viene anche tematizzato e poi reso operativo il problema del mercato, dell'economia di mercato. Quindi siamo di fronte a una trasformazione profonda e di una crisi che, sì, è vero, esprime con tutta la sua virulenza, si esprime a partire dal 2008, ma è una crisi che diciamo, è solo stata ritardata nel tempo, ma che risale sicuramente agli anni 50, negli anni 60 e 70 del Novecento, e come tu stesso accennavi nel momento in cui hai posto il problema del rapporto appunto dei rapporti di potere in quella fase, della messa in discussione di un assetto sociale, politico e di vita, insomma, oltre che di lavoro, che era quello fordista taylorista, con una forma di regolazione sociale che era tutta imperniata sul welfare state, cioè sullo stato sociale, quindi con uno stato interveniente, cioè particolarmente attivo sul piano della regolazione sociale e dell'integrazione sociale, quindi occupazione di massa attraverso il mercato, ma a partire dall'intervento dello Stato con politiche sociali e politiche economiche molto precise, e una condizione di occupazione di massa. Il keynesismo e la disoccupazione è un elemento effettivamente residuale, che riguarda sicuramente all'interno degli stati-nazione delle persone, quindi una fasce di popolazione che possono però essere facilmente gestite attraverso un livello generale del benessere, no? Un livello medio, diciamo, di salario, ecco, che rende possibile una vita associata, diciamo, proiettata nel benessere, no? E lo stato del benessere. E questo ha garantito la pace sociale fino agli anni 60 e 70, quando invece le condizioni economiche, il miglioramento delle condizioni economiche che avevano riguardato generazioni di persone all'uscita dalla Seconda Guerra Mondiale, distruttiva da tutti i punti di vista, sia delle risorse materiali che delle risorse umane, aveva reso possibile, a partire da condizioni di benessere materiali, anche la possibilità di pensare a un'altra esistenza possibile. Le lotte sociali, non solo quelle studentesche, ma anche quelle operaie, effettivamente si imperniano sul rifiuto del lavoro. Rifiuto del lavoro di fabbrica, un lavoro asservito, un lavoro estenuante, massacrante, e soprattutto dentro questo, diciamo, questo conflitto sociale c'è tutta dentro la tematica di tutti quelli che da queste terre sono partiti per essere operai maschi della Fiat
e per essere, diciamo, i percettori di un reddito che avrebbero assicurato condizioni di esistenza diverse ai figli, alle generazioni future, alle proprie famiglie. Ecco, questa è la nostra storia recente. Di questa storia, che ha rappresentato anche la costruzione di una soggettività specifica, no? Anche, che anche si rifletteva anche nelle trasformazioni sociali e anche antropologiche del nostro, del sud, no? Attraverso l'emigrazione. Ecco, di questa storia è come se negli anni 60 e 70, a partire dagli anni 80 in particolare, cioè dopo la crisi, la chiusura degli anni 70, si fosse creata una sorta di remake, cioè di un reset totale, per cui dagli anni 80, a partire dagli anni 80, non solo in Italia, non solo in Europa, ma negli Stati Uniti e in particolare nell'Occidente sviluppato, comincia quella che molti sociologi definiscono la lotta di classe dall'alto, che è una definizione forse poco felice, nel senso che la lotta di classe forse è sempre stata dall'alto, è sempre stata asimmetrica, ma comunque questa definizione serve a spiegare appunto quella inversione paradigmatica per cui da una condizione in cui la pacificazione sociale veniva garantita anche grazie a un diciamo, miglioramento delle condizioni di esistenza delle classi lavoratrici, si passa invece a una condizione in cui la condizione di disoccupazione o quella del lavoro è qualcosa che riguarda individualmente ciascun soggetto percettore di reddito o alla ricerca di un lavoro. La questione della disoccupazione, da qui cerco di risponderti al rapporto e al nesso tra lavoro e reddito, la disoccupazione che nell'assetto keynesiano-fordista, cioè fino agli anni a partire dalla fine della Seconda Guerra Mondiale fino agli anni 60 e 70, era questione sociale, questione che doveva essere affrontata dallo Stato che interveniva sul mercato, ovviamente a partire dalle compatibilità possibili, è diventata invece una questione individuale, che in qualche modo una colpa di poca attribuibile alla scarsa competenza, allo scarso capitale umano posseduto, a qualcosa che comunque doveva essere ricacciato indietro e attribuito alla responsabilità individuale di ciascuno di quei soggetti che in maniera fallimentare avevano sbagliato i calcoli intorno alla propria prospettiva di vita. Quindi aveva studiato nella scuola sbagliata, probabilmente non ha accumulato sufficienti competenze e così via. Insomma, c'è un'inversione anche nella retorica, anche e poi non solo retorica, non è solo ideologica, nel senso che a questo sono seguite una serie di processi regolativi di segno opposto rispetto al passato, a fronte di una crisi che è una crisi sociale, ma anche una crisi economica e politica, una crisi di produttività, a cui seguono una serie di risposte, forse anche se anche didascalicamente occorre fare cenno, perché altrimenti rischiamo di fare una discussione astratta, poi arriviamo all'oggi. Allora, a partire dagli anni 60 e 70 ci sono delle trasformazioni che riguardano direttamente l'assetto dei processi produttivi. Sicuramente ciascuno attraverso i rapporti personali e la memoria, diciamo, orale, sa di che cosa significa. Cosa significava Mirafiori negli anni 60? Che cosa significava vivere in una città come Torino, che pulsava intorno a questo cuore produttivo che era Mirafiori, e quindi vita concentrata operaia, non occorreva fare grandi passaggi, no? Né mentali né materiali, per capire che tutta la vita associata, la vita metropolitana si svolgeva intorno a Mirafiori, questo mostro gigantesco che concentrava masse operaie, per cui in condizioni normali erano individui massificati, in una condizione di conflittualità sociale era una concentrazione esplosiva di lotta sociale, ed è quello che è stato negli anni 60 e 70, cioè una messa in discussione non soltanto dell'assetto del lavoro asservito, del lavoro subordinato, ma anche delle condizioni di vita di chi, dei figli, delle mogli, di tutto l'entourage dell'operaio fordista. Ecco, questa concentrazione esplosiva di lotte ha avuto una risposta da parte del capitale produttivo, o meglio dell'impresa. Nel momento in cui questa diciamo,
tra virgolette vorrei dire, rivoluzione sociale, nel senso che in quel caso le lotte studentesche si sono unificate a quelle operaie, a quelle delle donne, a quelle dei giovani che rifiutavano l'autoritarismo nelle scuole o nelle università. Insomma, quando queste lotte confluiscono insieme, la concentrazione è esplosiva. La risposta e le lotte in fabbrica diventano lotte, scioperi di massa, diventano crisi di produttività, crisi di governabilità delle fabbriche. La risposta non solo della Fiat, ma in genere lo stesso esempio si può fare per l'Inghilterra con le lotte minerarie degli anni 80, del 79, si possono riprodurre in molti in Germania, cioè in Francia. Allora, la lotta operaia negli anni 60 e 70 induce le imprese a delocalizzare, cioè a ridurre le dimensioni dell'impresa, a spostarsi altrove, nei posti cosiddetti greenfield in chiave sociologica, per usare un termine sociologico, cioè nei prati verdi, nei luoghi in cui si sarebbero potute ricreare condizioni di sfruttamento senza che ci fosse quella memoria di lotte, quella concentrazione, diciamo, di resistenze che avrebbe potuto impedire il ripristino delle condizioni di governabilità in fabbrica. E questa è la storia della globalizzazione, cioè la globalizzazione ha significato fondamentalmente, in maniera progressiva e per tentativi ed errori ovviamente, non corrisponde a un disegno già orchestrato nelle teste di chi aveva le leve del comando sul lavoro, però sicuramente dalla fine degli anni 70, in cui nascono gli stabilimenti in Italia, per esempio di Termini Imerese o altri stabilimenti nell'est Europa dopo la caduta del muro di Berlino, insomma, le delocalizzazioni produttive, così vengono chiamati gli spostamenti dei processi di parte del processo produttivo in altre parti del mondo, e contestualmente all'implementazione di altissime tecnologie ad alta automazione in fabbrica, costruiscono, cioè rendono le condizioni del lavoro cosiddetto garantito, cioè il lavoro subordinato per eccellenza, il lavoro di fabbrica, portano il lavoro classico, tradizionale, il cosiddetto lavoro garantito, ad una condizione di debolezza strutturale, cioè gli operai non hanno più la forza per opporsi a un'intensificazione dei tempi di lavoro, a una riduzione dei salari, a una condizione di flessibilità, diciamo, a loro svantaggio, che è proprio data la frammentazione che subiscono, no? A partire dalle imprese che mantengono la centralità del comando sulla filiera produttiva, ma la forza lavoro dispersa nelle diverse strutture, microstrutture produttive che a quel punto si ampliano e si spostano, no? In più parti del mondo. Per cui, per farvi un esempio, in Fiat il motore si fa a Prato la Serra, e l'assemblaggio della Jeep si fa in uno stabilimento degli Stati Uniti, per capirci, no? Questa condizione di frammentarietà contrattuale, ma anche concreta, materiale, degli operai, produce sicuramente un indebolimento sul fronte della capacità di autodifesa quotidiana dai processi di sfruttamento che sono impliciti in questo tipo di logica. Questo riguarda quel fronte che noi siamo abituati a definire il lavoro garantito, cioè il lavoro in qualche modo tutelato dai contratti collettivi nazionali, tutelato anche da uno statuto dei lavoratori nato nel 70 e poi man mano reso in non operativo, insomma in realtà smantellato, non solo nello specifico dell'articolo 18. Contestualmente nasce e si afferma sempre di più a partire da quel rifiuto del lavoro che giustamente in quella fase era considerato un elemento della soggettività che si stava costituendo come soggettività politica, operaia, sociale. Ecco, quel rifiuto del lavoro è stato immediatamente ritradotto in lavoratore, in flessibilità e transitorietà, cioè l'idea di sfuggire alla fissità, alla schiavitù per una intera vita alla catena di montaggio,
aveva nel fordismo come controaltare, come contropartita, la possibilità di avere un accesso ai consumi, diciamo, una vita garantita alla maniera, non so, per citare un film, La classe operaia va in paradiso. Se qualcuno l'ha visto ricorderà sicuramente la famiglia operaia piena di oggetti inutili, no? Che venivano acquisiti come status per la raggiunta condizione economica più elevata. Ecco, il rifiuto del lavoro è stato immediatamente ritradotto in precarietà, cioè la immobilità perpetua. Questo ha riguardato soprattutto le giovani generazioni. Non essere asserviti a un solo padrone e poter costruire un progetto di vita facendo dei lavoretti e passando da un lavoro all'altro, costruendosi, diciamo, un processo di vita autonomo. Da qui anche l'avanzata o l'affermarsi sempre più forte, appunto, del cosiddetto lavoro autonomo di seconda generazione, no? Tematizzato ampiamente in sociologia, ma comunque il lavoro autonomo di seconda generazione sembrava, soprattutto nell'ambito della sinistra, qualcosa che avesse finalmente affermato l'emancipazione dal lavoro, perché garantiva comunque a chi lo intraprendeva una possibilità di costruirsi un percorso di vita indipendente. Sarebbe stato troppo facile, in realtà non è così. In realtà quel lavoro autonomo, che poi è tradotto nella questione, diciamo, odierna, le cosiddette partite IVA, non sono altro che delle forme nascoste e celate di lavoro subordinato, senza padrone. Ma senza padrone non significa che non ci sia un padrone. E poco importa che quel padrone sia negli Stati Uniti o dietro l'angolo, il problema è che non lo si vede, e quando non si vede né il padrone né i propri compagni di lavoro, perché spesso si lavora o a casa o a distanza, mi riferisco soprattutto ai lavoratori, per esempio i traduttori di testi, per fare degli esempi, sono le persone che lavorano col computer a casa, hanno delle commissioni, cioè ricevono degli ingaggi e hanno parametrati dei tempi che vi assicuro sono peggiori di quelli della catena di montaggio. Nessuno gli dice, non hanno un capo dietro che gli dice vai, fai presto altrimenti ti licenzio, no, però hanno delle scadenze che devono rispettare, e se dovessero non rispettarle non ricevono il secondo ingaggio, il comando è identico e il comando è fatto sulla possibilità, appunto, di accumulare quei lavoretti o quei lavori che possono essere fatti, che garantiscono un reddito che permette di vivere all'altezza, non di sopravvivere, di vivere all'altezza dei bisogni che man mano si sono modificati, perché i bisogni non sono un dato di fatto, no? Non sono un dato antropologico, ovviamente le condizioni di esistenza sono storicamente determinate e si sviluppano nella lotta, quindi nei rapporti di forza. Quindi, per tornare a noi, qual è il nesso tra il reddito e il lavoro? Questa condizione, che parte da una trasformazione strutturale del capitale produttivo, a cui si accompagna una forma di regolazione accomodante, nel senso che a fronte di questo arcipelago di lavori differenti, dell'emergere della tipologia dei lavori atipici, cioè lavori a contratto, lavoro a termine, lavoro autonomo, partite IVA, gli intermittenti dello spettacolo, vi faccio solo esempi per capire di che cosa stiamo parlando, i diversi stati con i loro a livello degli stati membri, ma anche in sede europea attraverso i lavori della Commissione e del Parlamento europeo, si comincia a codificare o a intervenire per rendere, diciamo, per omogeneizzare queste forme differenti di lavoro. E in che modo si interviene? Al ribasso, ovviamente, perché nel momento in cui si impone come retorica, e non solo come retorica, anche come pratica, poi come pratica di intervento, che lo Stato deve ritirarsi dall'intervento sulle condizioni di mercato e che è il mercato che si autoregola, gli interventi legislativi, normativi e regolativi non possono che essere accomodanti, devono creare le condizioni affinché il mercato funzioni.
partire dal fatto che il mercato non fallisce mai, è infallibile, che il sistema dei prezzi è un sistema assolutamente perfetto. Per cui i prezzi regolano l'azione degli agenti economici. A fronte di questa, diciamo, nuova forma della regolazione, gli interventi regolativi sono stati interventi di tipo, omogeneizzante. Cerchiamo di regolare la tipicità, ma a partire da quello è presupposto che ci fosse una popolazione di lavoratori garantiti che dovevano cedere diritti in modo da dare la possibilità a quelli non garantiti, cioè i lavoratori atipici, i lavoratori in formazione, i giovani neolaureati, quelli che stavano ancora facendo l'apprendistato ed erano in formazione, che potessero avere accesso al mercato del lavoro. E il modo appunto in cui si è legiferato in questo senso era quello di abbassare le tutele dei lavoratori garantiti, quindi non verso l'alto, ma verso il basso. E a partire da questo discorso, che è un po' in termini imitativi, si è diciamo, attraversato le diverse forme di regolazione europea e anche degli Stati Uniti, si arriva appunto, scusate, al workfare. Cioè, workfare significa, in antitesi con welfare, stato del lavoro, uno stato che deve promuovere le condizioni per cui la gente trovi un'occupazione. Ora, che cosa significa trovare un'occupazione? Trovare un'occupazione significa vendersi sul mercato del lavoro, vendere la propria capacità lavorativa. Ora, posto che le condizioni, no, di piena occupazione erano già state messe in crisi a partire dalla fine degli anni 70, posto quello che vi ho detto della trasformazione dei processi produttivi, chi cerca lavoro e è disoccupato deve attivarsi affinché trovi un acquirente della propria forza lavoro. Se non lo fa, significa che c'è un deficit originario, come vi dicevo prima. Ora, l'occupazione o la disoccupazione non è più una condizione sociale che riguarda il modo in cui lo Stato regola l'accesso ai mezzi di sussistenza dei propri cittadini e quindi le condizioni attraverso cui vi accede, ma riguarda un problema personale di ciascuno, è un problema di come ha percorso la sua esistenza in termini di formazione, in termini di famiglia di origine, in termini di input e di competenze, nei termini se conosce o meno la lingua inglese perché ha potuto studiare e fare un Erasmus fuori, insomma, si definisce un assetto fortemente classista, ma senza che questo mai emerga. Quello che avviene è che l'occupazione o l'inoccupazione è un problema individuale, quindi che cosa deve fare lo Stato? Mettere le persone nelle condizioni di essere occupabili, non di trovare un'occupazione, ma di essere occupabili, cioè di avere le condizioni e le competenze perché questo avvenga. E da qui il termine flessicurezza, che è diventato poi, diciamo, la parola chiave centrale di tutte le politiche di regolazione della Comunità Europea e della Commissione Europea. Che cosa significa flessicurezza? La flessicurezza significa un insieme di strumenti regolativi che servano a promuovere politiche attive del lavoro. Queste sono le raccomandazioni della Commissione Europea. Quindi gli Stati che cosa devono fare? Devono riformare il mercato del lavoro e le tutele del lavoro in maniera tale che ci sia sia la flessibilità che la sicurezza. Ora, in condizioni di debolezza strutturali quali quelli che abbiamo definito prima, che cosa significa flessibilità? Significa che il lavoratore deve essere flessibile, cioè adattabile, a qualunque mutazione del rapporto di lavoro. Quindi deve essere, in qualche modo si costruisce una figura di lavoratore permanentemente in transito mobile, che deve essere disponibile non solo da passare da una traduzione all'altra nello spazio e nel tempo definito dal committente, ma deve essere anche mobile nel senso che deve essere disponibile a spostarsi da Reggio Calabria a Londra, da Londra a Parigi e così via, in un percorso che non è di lavoro tout court, ma è di lavoro e formazione, perché in quel processo in cui lui trova i lavori, no?
In realtà lui sta accumulando competenze perché sta formando il suo capitale umano che gli dà il reddito. Questa è la retorica. E quindi in questa acquisizione di capitale umano, no? E qua torniamo a Friedman, Hayek, eccetera, no? Che sono i teorici del neoliberalismo. In questa ricerca continua di condizioni per la formazione di competenze, è un lavoratore senza essere riconosciuto, è il cosiddetto lavoratore fluttuante che deve passare dalla condizione di occupazione e disoccupazione in maniera tale da essere occupabile e non occupato, perché occupabile è una condizione sia potenziale, ma anche una condizione che definisce la transitorietà, la mobilità. Quindi questa è la flessibilità. Qual è la contropartita alla flessibilità? La contropartita alla flessibilità dovrebbe essere la sicurezza. Allora, quando uno sente sicurezza, dice certo, allora, posto che i lavoratori devono essere flessibili, non possono aspettare il posto fisso, non possono rimanere nel loro luogo, diciamo, di elezione per tutta la vita perché devono essere mobili, dinamici, beh, come contropartita avranno una condizione di sicurezza economica. Bene, no, la sicurezza economica non passa direttamente da una erogazione monetaria. Un'integrazione monetaria al reddito ai lavoratori. No, la sicurezza passa dalla competitività delle imprese, cioè la sicurezza alle persone in cerca di occupazione occupate secondo la regolazione europea e quindi di tutti gli stati membri, ma non solo, negli Stati Uniti è uguale, è quella di rendere i luoghi appetibili per l'implementazione di investimenti produttivi da parte delle imprese multinazionali e non. Cioè l'azione degli stati deve essere quella di essere attrattivi rispetto al capitale, quel capitale che di per sé mobile da sempre decide di localizzarsi laddove le condizioni di vantaggio e di redditività sono favorevoli. Ritorno a un esempio che mi è noto, la Fiat. Nel momento in cui ha investito a Melfi, nel 1990, ha fatto un discorso chiaro: io posso aprire questo stabilimento qui o in Brasile. Quali sono le condizioni che mi date? Allora, ha dettato le condizioni. Ha dettato le condizioni non soltanto in termini di investimenti, di finanziamento all'investimento, ma ha dettato anche le condizioni di lavoro, le condizioni contrattuali, il contratto di lavoro a Melfi, il contratto aziendale è stato firmato prima ancora che gli operai fossero in fabbrica. Il salario dei lavoratori di Melfi nel 1990 era minore di quello di Mirafiori, il loro tempo di lavoro, cioè la loro produttività media, era del 40%, prefissata prima ancora che fosse insediato lo stabilimento, doveva essere del 30% superiore rispetto agli operai di Mirafiori e Company. Questo vi dice come in realtà la sicurezza, no? Ed è tematizzata ancora, semplicemente come la possibilità che lo Stato crei le condizioni affinché le imprese abbiano interesse a localizzarsi in un luogo e a partire da questo garantire le condizioni di occupazione. Quindi, quel passaggio paradigmatico dallo Stato che interviene sulle condizioni di mercato allo Stato che non interviene sul mercato significa fondamentalmente che lo Stato interviene, ma nel modo in cui le imprese o comunque il capitale produttivo e finanziario definiscono le condizioni. Questa è la trasformazione radicale. Allora, quali sono gli effetti? E torno al problema di cui abbiamo parlato nel libro. Io spero che sia stato esaustivo il discorso della flessicurezza. Flessicurezza è semplicemente un modo, uno strumento, un dispositivo normativo, regolativo e anche mentale per creare condizioni di occupabilità, quindi di welfare, politiche attive del lavoro. Torniamo ad oggi. Quali sono ora, qual è l'effetto che tutto ciò ha prodotto? L'effetto che ha prodotto è che il lavoro è povero. Il lavoro contemporaneo è un lavoro povero, privo di dignità. Non c'è più quella dicotomia tra inoccupati, quindi poveri, e occupati e quindi percettori di un reddito dignitoso che permette condizioni di esistenza dignitoso. No, il confine è tracimato. È tracimato in tutti i settori, non soltanto nel settore, diciamo, del lavoro hard, cioè quello delle imprese private.
Il settore sociale, cioè il lavoro diciamo di pubblica utilità o di utilità sociale, il lavoro volontario, il lavoro dentro le associazioni, è tutto il lavoro pubblico, cioè quello che i giovani disoccupati garantiscono agli enti locali, è un lavoro povero, spesso gratuito, altre volte è un lavoro precario e poco dignitoso. Quindi non c'è più una possibilità di distinguere tra disoccupati e occupati, quindi ai disoccupati va un'integrazione monetaria per superare la condizione di disoccupazione, insomma un sussidio di disoccupazione, e ai lavoratori invece va il salario, che è un salario contrattato al massimo delle condizioni possibili. No, la condizione attuale, che non divide, non ci permette di separare, no? Tra percettori di reddito e percettori tra disoccupati e occupati, il fatto che la condizione comune del lavoro contemporaneo è una condizione di scarsa dignità e di povertà. E questa condizione riguarda non solo i giovani, riguarda in particolare i giovani evidentemente, ma riguarda anche quel famoso lavoro garantito fordista che si sta sempre di più impoverendo, indebolendo. La base salariale del lavoro di lavoro operaio, no? Che è della terza categoria, cioè quello garantito dai contratti, dagli ex contratti collettivi nazionali, perché li stanno debellando, è un salario che si è negli anni sempre più abbassato, perché la quota, diciamo, la parte di salario che si è ridotta è diventata premiale, cioè il salario si abbassa, però non si percepisce da un punto di vista formale, perché c'è una sempre più abbondante, progressivamente alta quota del salario che viene erogata soltanto su base premiale. Che voglio dire? Che se il gruppo di lavoro raggiunge determinati obiettivi produttivi, allora verrà data quell'altra quota a titolo premiale. Questa condizione riguarda, giusto per chiarezza, non soltanto il lavoro operaio, riguarda anche il lavoro universitario. Rammento che i dipendenti universitari, non soltanto i docenti, ma anche buona parte del personale tecnico-amministrativo, da parecchi anni riceve un salario che si è abbassato rispetto, perché non ha più gli scatti biennali, e gli scatti biennali sono ancorati alla produttività media, cioè al raggiungimento di determinate performance, no? Di livello, che spesso non passano dall'individuo, passano dal dipartimento, dalle facoltà, quindi hanno ancorato le performance degli individui con quelle dei gruppi di lavoro, delle strutture, microstrutture di appartenenza, e in questo modo hanno incentivato una sorta di competizione orizzontale tra lavoratori stessi, per cui in tutti i settori produttivi, dai lavoratori intermittenti ai lavoratori autonomi, ai lavoratori subordinati in senso stretto, si è inserita la cosiddetta competizione di mercato, che è una competizione orizzontale così definita perché ovviamente ciascuno cerca di difendere, di non arretrare rispetto alla propria posizione, e lotta contro il proprio vicino di casa, una lotta tra poveri. Quindi in che cosa si inserisce la questione del reddito? La questione del reddito, io ho voluto fare questa carrellata, scusate se è anche un po' pasticcione, un po' frettolosa, però effettivamente mi premeva dire che non è possibile affrontare la questione del reddito oggi se non si ha in mente il contesto generale in cui ci stiamo muovendo. In questo contesto generale abbiamo una riduzione a livello globale del lavoro, cioè il lavoro si è ridotto. C'è una disoccupazione strutturale di tipo tecnologico, cioè un avanzamento, uno sviluppo di forze produttive, cioè di innovazione tale, a partire dal digitale, dall'informatica, eccetera, tanto che si parla di quarta rivoluzione industriale, che permette sempre di più di sostituire lavoro umano con lavoro automatizzato. E questo significa espulsione di lavoro dai, diciamo, terminali dei processi produttivi, significa una modificazione profonda del lavoro che rimane, e quindi significa acquisire nuove competenze, significa effettivamente nuova formazione, nuove forme di. E qui c'è un altro punto di ambiguità, perché una delle giustificazioni per cui si dice la politica attiva del lavoro, workfare, e soprattutto si attivano forme di lavoro gratuito precario, è proprio perché
si confonde il lavoro con la formazione permanente. C'è un'espressione inglese, poi con l'inglese lo diceva anche Guccini, riescono sempre a fregarci. In realtà esiste una parola, un'espressione neutra che si chiama lifelong learning, che significa formazione per tutto il corso della vita. Ecco, questa espressione ricorre in tutti i documenti europei, in tutte le in tutte le proposte o i bandi di progettazione a qualunque livello, regionale, locale, europeo, che significa che ciascuno deve, per poter essere occupabile, acquisire formazione, cioè acquisire nuove competenze all'altezza delle nuove sfide tecnologiche che sono digitali, sono automatizzate, nuovo linguaggio, nuove forme espressive, nuove forme di apprendimento e di comunicazione. Bene, a fronte di questa condizione, ciascuno corre per acquisire, arricchire curriculum, acquisire competenze, spendersi, avere referenze e proporsi come occupabile, essere occupabile in via permanente sul mercato del lavoro. Quindi, se questo è lo scenario, che cosa si nasconde dietro il reddito? Allora, innanzitutto bisognerebbe fare una distinzione quasi, pedante, no? Il reddito universale incondizionato è una prestazione monetaria, un'integrazione monetaria, che viene data a chiunque, indipendentemente dalla condizione economica, quindi a tutti gli individui in quanto residenti in un territorio. Il reddito minimo garantito, invece, è un'integrazione monetaria che è finalizzata a un dato obiettivo, no? Al raggiungimento, cioè, di una certa soglia di reddito. È normalmente definita a partire da una condizione di indigenza, quindi il reddito minimo garantito è minimo perché è un'integrazione economica, cioè una prestazione monetaria da parte dello Stato che serve a superare una certa soglia di indigenza. Ora, sull'indigenza ci sono due, diciamo, visioni e qui arrivo alla tua questione, quella del reddito del REI, del reddito di inclusione e del reddito minimo, della proposta, insomma, del reddito di cittadinanza. La soglia di indigenza viene definita in due modi, o è assoluta, cioè indigenza assoluta significa povertà assoluta. La povertà assoluta è definita a partire dai beni che si possono acquistare, quindi a partire da un paniere minimo dei beni che permettono, all'individuo percettore di vivere a un livello sufficiente per poter essere, diciamo, in vita. La povertà relativa, invece, viene fissata su una mediana del reddito medio di ciascuno Stato, quindi non può essere al di sotto, se non sbaglio, adesso non vorrei dire una cavolata, del 60% del reddito mediano. Quindi la povertà relativa non è un dato, non è riferita al paniere dei beni che si possono acquistare, ma sulla base del reddito medio dello Stato, insomma, che eroga il coso. Ed è il caso del reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza ed è anche, viene definito sulla base della soglia di povertà relativa e non assoluta, quindi non i più poveri tra i poveri, e come nel caso del REI. Ed è definito, mi suggeriva perché non mi ricordo mai le cifre, un amico che è qui in pubblico, in Italia dovrebbe essere intorno al 780 euro. Stessa indicazione per quanto riguarda gli schemi di reddito minimo in sede europea. La Commissione europea stabilisce come soglia di povertà, appunto, la soglia di povertà relativa e tutte le azioni di regolazione e le raccomandazioni della Commissione europea a quella soglia si riferiscono. Ora, qual è il problema però degli schemi di reddito minimo? Perché non si può parlare di reddito universale incondizionato, non ci sono casi in Europa se non sperimentazioni, uno in Scozia ancora in fase di progettazione, credo che abbiano fatto o debbano fare in questi giorni la prima riunione, e un altro in Svizzera, e soprattutto una sperimentazione in una città del cantone di Zurigo che sta per essere filmata, insomma, che è oggetto di attenzione, comunque riguarda un certo numero di residenti. Quindi non ci sono sperimentazioni di reddito universale incondizionato, mentre invece ci sono tantissimi schemi di reddito minimo in Europa. Gli unici paesi a non avere uno schema di reddito minimo sono l'Italia e la Grecia.
In Italia, con l'ingresso della proposta del reddito minimo del REI, il reddito di inclusione, dovremmo essere, diciamo, dentro gli schemi di reddito minimo, ma in realtà, considerando il modo in cui è stato implementato e è stato progettato il REI, il reddito di inclusione, credo che siamo anche al di fuori delle raccomandazioni europee, perché si parla, appunto, si lavora sulla soglia della povertà assoluta e non relativa. Ma non entro nel merito del re, anche perché sennò nessuno compra il libro, nessuno lo legge. Invece, per quanto riguarda la questione del reddito incondizionato, scusate, del reddito del lavoro, insomma, dell'obiettivo, tu dici. Ti chiederei qual è il vostro punto di vista rispetto al discorso programmatico. Ecco, io direi innanzitutto qual è l'obiettivo del libro. È vero, noi abbiamo fatto un'opera di destruens, abbiamo fatto un'opera, un lavoro di demistificazione, di decostruzione di un discorso, no? Che aveva al centro del dibattito la proposta del reddito di cittadinanza del Movimento 5 Stelle. Le critiche più frequenti, soprattutto da sinistra, erano due: dove trovate le coperture? Secondo, ma voi volete dare il reddito ai disoccupati quando la gente si ammazza di lavoro? Queste erano le critiche che venivano fuori a questa proposta di reddito, tutte e due. Una marginale, perché le risorse possono essere trovate, non è il problema finanziario, è il problema della sostanza. La seconda critica del reddito ai disoccupati. Allora, dallo scenario che abbiamo, insomma, tracciato, appena effettivamente il reddito è una integrazione che probabilmente può rafforzare la posizione di forza che ciascun lavoratore ha nel rapporto con il proprio datore di lavoro. A fronte di una debolezza politica e strutturale tale, probabilmente un'integrazione di reddito potrebbe aiutare a riacquisire un minimo di dignità, posto che questa dignità, che la lotta collettiva è stata frammentata, potrebbe essere utile in questo senso. Qual è invece, e quindi non c'è più il problema del reddito agli oziosi, no? Il problema è fondamentalmente che c'è una condizione di povertà e debolezza tale per cui una forma di integrazione reddituale sarebbe utile a rafforzare il fronte. E difatti anche le camere del lavoro autogestite a cui ti riferivi, cioè i CLAC che da anni combattono sul reddito universale incondizionato, stanno ripensando a una forma di reddito minimo, cioè con una soglia di povertà relativa in maniera tale da darla come integrazione di reddito anche ai salariati, cioè a coloro che percepiscono un salario. Avrei dei dubbi anche su questo fronte, però forse potremmo rimandarle a dopo. Invece, qual è il limite? La critica vera che si può fare? E che il titolo del libro in qualche modo retoricamente pone. È emancipazione dal lavoro o lavoro coatto? In realtà questa domanda viene dalla lettura della proposta di legge, perché in realtà questa proposta ha una premessa che richiama addirittura gli echi dell'Andregorz degli anni 70, no? Cioè quello del reddito di esistenza come reddito universale incondizionato. Nella sua strutturazione concreta, in realtà è una forma di lavoro condizionato, cioè allora, di reddito condizionato. Reddito condizionato perché impone ai percettori di reddito attraverso diciamo, la strutturazione di un programma di inserimento. Impone a coloro che percepiscono il reddito di documentare quotidianamente la loro ricerca di lavoro. Uno. Due, nel caso in cui dopo il terzo rifiuto ai successivi 2 anni in cui non si trova lavoro, il percettore di reddito non è più beneficiario perché dimostra che non è stato in grado attivamente di trovare una collocazione. E questo pone dei grossi problemi, pone dei problemi rispetto alla condizionalità, uno per quel problema che si accennava prima, cioè della responsabilità individuale dell'occupazione, cioè tutti quelli che non lavorano fondamentalmente sono colpevoli di non farlo. E questo dato ignora
i dati sulla disoccupazione che in Italia sono allucinanti, perché se è vero che la riforma del mercato del mercato del lavoro, la cosiddetta Hartz IV, Hartz IV in Germania, effettivamente ha, diciamo, garantito l'ingresso, no? Attraverso i mini jobs, i midi jobs, eccetera, ha, diciamo, assorbito una cosa come 5 milioni circa di disoccupati. In Italia questo dato sarebbe veramente assurdo, perché il livello di disoccupazione strutturale in Italia è tale che è veramente difficile intervenire con un'operazione di questo tipo e con la condizionalità in questo senso. Quindi sicuramente c'è un problema di questa proposta riguardo appunto alla condizionalità, a partire da premesse tutto affatto opposte, che invece si rifanno e richiamano la dignità delle persone, le condizioni di esistenza, si richiamano a assunti antropologici di progressio, di, diciamo, progresso umano, di diritti umani fondamentali, che poi in realtà nella sua costruzione vengono di fatto negati, soprattutto con l'articolo 10 e 11, che impone e definisce concretamente che cosa implica la condizionalità in termini di ricerca assidua del lavoro, cioè una persona che che 2 ore al giorno debba, attraverso qualunque forma di comunicazione, cercare attivamente lavoro, no? E documentarlo. Ma vi immaginate che cosa significa in termini no, è un lavoro, ma è anche una forma di disciplinamento sociale terrificante. È l'assunzione sempre più forte che a fronte di un fallimento sei tu che hai fallito, e non è una condizione strutturale che ti impedisce di essere collocabile. Quindi è un rovesciamento delle responsabilità, che non è più sociale, quindi collettiva e comune, ma diventa una responsabilità individuale, rispetto al quale ciascuno diventa un competitor dell'altro. E se qualcuno è più bravo di te, devi cercare di essere tanto e quanto bravo. Quanto più bravo di lui per non arretrare delle posizioni. Quindi è il modello impresa fatto, tradotto in modalità di relazione sociale e di convivenza sociale. Se questo non è un processo alla barbarie, cioè non è un avanzamento verso la barbarie, non lo so, non so che dire per le nuove generazioni. Proposta? Elementi progettuali? Io credo che da un punto di vista programmatico il primo punto deve essere quello di prendere di assumere una posizione sia politica ma anche di indagine, che demistifichi quanto tutti i giorni dai mass media, tutte le forme, diciamo, di relazione e comunicazione ci viene inculcato. Quindi è una posizione che riguarda non soltanto i ricercatori universitari o gli studiosi, riguarda tutti noi, perché è una questione, e io mi rendo conto che c'è sempre più forte, si afferma, soprattutto nelle sedi meno sospettabili, per esempio tra gli studenti universitari, l'idea di ingoiare la comunicazione di massa, la propaganda, come un dato scontato su cui non è possibile fare nessun tipo di indagine critica. Quindi credo che dal punto di vista programmatico, un primo elemento è quello della demistificazione, cioè di capire dove siamo e interrogarci a partire da quello che non siamo psicologicamente, ma dal mondo e dell'ambiente di vita che ci stiamo costruendo come individui sociali, come individui associati. Quindi questo è il primo punto. Poi l'altra questione, secondo me, è mettere in discussione fortemente a livello non solo locale, ma anche europeo, la questione, il principio della condizionalità. Perché la disoccupazione strutturale è un dato ormai globale, sì, tiene la Cina, ma per quanto? Cioè, il problema è che è un dato, l'idea che il lavoro salariato, per come l'abbiamo conosciuto fino al Novecento, sia riproducibile tale e quale eternamente, non può ancora andare avanti così, e quindi è un problema molto grosso. E poi, richiamando una domanda che mi è stata fatta prima di iniziare questa conversazione, ma una persona che magari era anche un imprenditore che riusciva anche ad andare avanti, si ritrova a fronte di una crisi e di un taglio proprio, no? Di un taglio del sistema creditizio a fronte della crisi, no?
c'è stato proprio un rigidimento del prestito, soprattutto il prestito alle famiglie e alle piccole imprese. Di fronte a una condizione di questo genere, un reddito a questa persona non potrebbe far permettergli di risuscitare? Beh, sì, questa è la situazione. La situazione è che siamo di fronte a una condizione in cui il reddito potrebbe essere un meccanismo di reinnescamento di processi di produzione di ricchezza. Il problema è, e rimane, rispetto a, seguendo però quale modello? Non è il caso di pensare tutti insieme che bisogna cambiare modello di sviluppo e pensare a altre strade di sviluppo? Perché è possibile che il piccolo imprenditore o il giovane lavoratore possa risanare la sua crisi transitoria e rimettersi nel circuito, ma di fronte a una rivoluzione tecnologica di questa portata, stiamo parlando di lavoro umano sostituito e sostituibile, ormai le neuroscienze stanno studiando il cervello umano per implementarlo nelle grandi macchine, e sarebbe un'emancipazione di umanità, sarebbe veramente la nostra, il risultato magnifico e progressivo del capitale, ma si rovescia contro di noi come barbari. Allora, di fronte a questo modello di sviluppo, pensate che il reddito, così come concepito come momento di elargito dallo Stato, quindi a partire dalla contribuzione collettiva, possa essere riproducibile in eterno, cioè possa sanare la situazione di crisi strutturale o definitiva o terminale del capitale, se lasciando inalterate le condizioni di mercato e le condizioni delle imprese che diventano gli attori dello sviluppo? E il nostro, la nostra capacità di esistenza, possibilità di esistenza passa da questi attori? Io su questo porrei una seria riflessione, che è una riflessione che, dico, non deve riguardare gli specialisti di professione, cioè gli studiosi, i professori o i politici di professione. È un problema che riguarda delle questioni che riguardano tutti noi, è quale modello di sviluppo vogliamo, o se possiamo ancora accettare a lungo un modello di sviluppo che nella sua progressività, no, non voglio tornare al periodo in cui per cucinare un piatto di pasta bisognava prendere la legna e accendere il fuoco. Non si tratta di decrescita o di tornare al vecchio, il vecchio è bello, il tradizionale è bello, no. C'è un enorme risparmio di fatica, però questa fatica deve essere riconquistata da chi l'ha prodotta, da quelle forze produttive e sociali che l'hanno creata. E allora è nostra e dobbiamo riappropriarcene. Questa è la mia visione, non è sicuramente programmatica, ma è un punto di partenza. Una bella botta stasera, una bella sveglia. Chiaramente che è una sveglia per chi vuole sentire. Io avrei delle domande, però le posticipo. Prima lascio spazio a chi è seduto in platea e che vuole intervenire. Chi vuole intervenire? Sì, no, se c'è qualcuno, poi per la tua pietà, così per dire qualcosa. In effetti io l'argomento la pongo sulla parte terminale che è chiuso, perché noi ci troviamo in questo, personalmente non scendo nei particolari se è meglio un premio o meglio un altro, dico quello che penso, non ho letto il tuo libro, ho letto altri libri, però penso una semplice cosa, che quello che si dà sostanzialmente non deve essere collegato con un lavoro per forza, perché noi con questo sistema da anni abbiamo bruciato intere generazioni di classe dirigente. Io mi ricordo l'articolo 23, ogni tanto esce un articolo per mettere 10-15 mila laureati in un giro che poi bruciano la loro esistenza, quindi quella è una cosa a parte. Mi pare che in Germania, se non sbaglio, quella quota che si dà resta anche se trova un lavoro, perché sostanzialmente sarebbe uno stimolo sostanzialmente per non trovare il lavoro. Loro ti dicono: se tu lo trovi io te lascio pure questo, mi pare. Sì, esatto, sì, aspetta, ma non è questo il problema. La riflessione, perché qua è tutto il sistema a livello internazionale che si incarta, perché noi sappiamo benissimo quello che è successo con la finanza, che non è economia reale, che ci ha rovinato sostanzialmente, quindi dobbiamo vedere intanto la storia della finanza. Poi la riflessione che hai fatto poco fa, giustissima,
gli sviluppi della tecnologia hanno fatto diminuire l'occupazione, però la ricchezza l'hanno prodotta. E la ricchezza dove va? Scusate. Allora dobbiamo affrontare il problema, che è quello della ridistribuzione del reddito a livello internazionale, perché qua non è, si può arricchire l'1%, il 99% muoiono di fame. Io vorrei di rispondere ad ognuno così come vengo. Sì, ma io sono d'accordo. Io penso che sia più profondo, cioè che non sia un problema di redistribuzione soltanto, che effettivamente è il modo in cui viene prodotta la ricchezza che è mutato profondamente. Il processo di finanziarizzazione è un processo che ha, è una sorta di peonaggio, no? Sulle esistenze umane. La tua posizione l'ho capita dalla chiusura subito. Sì. Se posso rispondere, allora, allora è possibile è possibile pensare o elaborare, diciamo, questo processo, questo cambiamento di paradigma. Spesso o si traduce in termini solamente politici, allora è lo Stato, il neoliberalismo si è allontanato dal mercato, eccetera, o in termini soltanto tecnologici, per cui sembrerebbe che questa tecnologia venga dal fuori, dall'extraterreno, si insinui nel mondo e cambi le carte in regola. In realtà è il prodotto, il risultato di rapporti di forza esistenti. Se c'è uno sviluppo tale di questa rivoluzione tecnologica, perché c'è stato un lavoro insubordinato, un lavoro che ha costretto il capitale a sviluppare le forze produttive. Il problema della finanziarizzazione io non lo vedrei, non lo penserei staccato dalle trasformazioni del capitale produttivo. Fondamentalmente le catene del valore nel mondo sono tali? O forse non ho capito la domanda? No, cioè, finisci. Cioè la finanziarizzazione non è qualcosa che si può pensare fuori dalle trasformazioni dei processi produttivi, dal processo produttivo capitalistico. È la sua metamorfosi, cioè c'è una testa finanziaria che controlla il modo in cui viene prodotto più denaro attraverso la produzione di merci, fondamentalmente è quello il problema. Ma hanno spostato, poi hanno creato l'utile dal nullo senza il lavoro, questo è tutto il pasticcio che hanno fatto. No, non solo hanno fatto questo. Ma comunque, allora, senza un'altra considerazione. Ma dobbiamo capire, e abbiamo avuto grandi esperienze nel mezzogiorno di formazione che serviva a tenere in piedi i formatori e non quelli che devono essere formati. Ma scusate, se non c'è lavoro, che tipo di formazione dobbiamo andare a dare? Perché questo è il problema che mi fa ridere. Guarda, io sono stato pure presidente di provincia, mi ricordo, con i centri per l'impiego. E io stesso, da professionista, fra l'altro, non è che venivo dalla politica, venivo dalla professione, mi interrogavo, dice, ma scusate, se qua non c'è il lavoro, per che cosa li formiamo? Per tenere in piedi le scuole di formazione, che è un'altra cosa gravissima, che è una cosa importante. Ed è la cosa fondamentale andare a cercare sostanzialmente il lavoro, perché è una cosa che non ha sbocco, non c'è possibilità di professionalizzare. Poi l'altra questione, e arriviamo alla questione del tecnico. Il mezzogiorno, e ci sono diverse teorie economiche che riescono a valutare quanto le famiglie del mezzogiorno esborsano per laureare i figli. Ma guarda che noi stiamo dando un contributo all'economia del nord impressionante. Tutti questi sacrifici al sud di sti ragazze laureate che se ne vanno, noi a questo ci sfugge. Noi non creiamo le condizioni per restare i laureati qua, poi ci resta l'operaio e abbiamo un altro problema. Ho l'impressione che la cosa vada affrontata, anche affrontata in termini spiccioli come si sta affrontando adesso, perché come dicevi tu siamo Italia e Grecia, ma intanto si affronta sperando che poi la cosa nasce cosa si possa guardare un po' più avanti, perché non possiamo restare in queste condizioni. L'ultima questione, tu hai parlato ripetutamente, perché hai fatto un bellissimo intervento, mi hai portato a leggere il libro. Quando hai parlato della competitività di dove vanno i capitali, scusami un attimo, tu l'hai detto, ma perché non affrontiamo il problema in Europa per l'allineamento dei sistemi fiscali? Cioè noi abbiamo
le isole, i paradisi fiscali in Europa. Se noi abbiamo tutti i capitali del resto investono su altri paesi dove pagano meno tasse, la stessa Fiat se n'è andata in Olanda. Quindi quali sono i motivi? Cioè, quando noi parliamo di una competizione, stiamo in Europa, noi siamo gli ultimi, l'Italia e il Mezzogiorno in Italia, in un sistema che ormai i ragazzi vanno a scuola, stanno lavorando, la percentuale laureata sta aumentando, la percentuale che capisce è sempre maggiore. Quindi queste cose come le vogliono spiegare i cittadini? Queste cose non è che si possono nascondere, è la verità che abbiamo. E poi c'è un fatto che se c'è una competizione qualcuno che perde ci deve essere per forza. Non è detto che se non perdiamo noi questa volta e vinciamo e perde qualcun altro, se ci collochiamo da un punto di vista generale abbiamo ottenuto un risultato. Noi perderemo con i nostri stessi fratelli, nipoti, figli che se ne sono andati, sono laureati a spese. Se ne sono andati al nord o nel nord Europa, nel nord Italia, lavorano per le multinazionali e sostanzialmente faranno ben altri interessi. Questo è lo scenario che avremo. Allora. Grazie. Allora, ho seguito con attenzione, diciamo così, tutto l'intervento interessantissimo della professoressa Commisso, che partiva innanzitutto da un excursus storico, diciamo così, su come si è evoluto in un secolo, diciamo così, il lavoro nel mondo, e che era molto interessante, partendo appunto dalla fabbrica fordista per arrivare fino agli anni 60 del boom economico e quindi alle rivendicazioni sul lavoro che ci hanno portato allo statuto dei lavoratori e a tutte quelle altre conquiste importanti, che poi nella fase successiva, negli anni 70-80, se ho ben capito, praticamente si sono perse, perché è venuto meno il potere contrattuale dei lavoratori per via della delocalizzazione e di tutti quegli altri fenomeni, che si è manifestato in diverse cose, tra cui pure la scala mobile stessa, che non è stata citata, quindi la mancata possibilità di adeguare i salari al costo del lavoro è stata una di quelle cose che si sono perse. Oggi dobbiamo partire dalla situazione che il mercato è completamente cambiato, e che è cambiato il mercato del lavoro. Dopo la legge Biagi e la flessibilità che è stata introdotta in Italia, ci sono delle esigenze diverse, è diminuito il potere contrattuale dei lavoratori. Quindi quella parola flessibilità e sicurezza c'è sempre stata propinata da chi governava come sicurezza per i lavoratori, e non sicurezza nel senso in cui lei ce la stava appunto interpretando, che poi in pratica è successo quello, cioè sicurezza dal punto di vista delle imprese che dovevano trovare l'opportunità di crescere. Invece doveva essere sicurezza per i lavoratori che in un mercato diverso, cioè in un mercato in cui il lavoratore non ha più la possibilità di lavorare perché non ha più il contratto a tempo indeterminato e non ha la possibilità di accedere ai finanziamenti, non ha possibilità di farsi una famiglia, dal punto di vista sociale c'era bisogno di creare una protezione per il lavoratore, e questa protezione negli altri stati europei è stata creata con il reddito minimo garantito, che non è il reddito di cittadinanza come giustamente lei ci stava spiegando. Non è il reddito universale. Perché non è universale, è un reddito solo a chi ne ha bisogno. E questa è la cosa importante, ed è una conquista che secondo me si deve fare, e che purtroppo non sempre è stata capita e compresa nell'importanza che ha. Il sindaco parlava poco fa delle forze lavoro che noi perdiamo come meridionali sistematicamente, lavoro qualificato che magari è costato tantissimo alle famiglie per quanto riguarda l'istruzione che hanno questi giovani che se ne vanno fuori, che noi perdiamo e ci impoveriamo sempre di più da decenni per questo motivo. Il reddito minimo poteva essere un modo per dare l'opportunità al giovane di crearsi delle opportunità nuove, cioè non essere, diciamo così, non stare sulle spalle della famiglia per diverso tempo fino a quando non riesce a inserirsi e far valere le competenze che ha acquisito. Quindi io sono favorevole al reddito minimo garantito e alla possibilità che ha, sia dal punto di vista sociale, perché aiuta in tutte queste situazioni che ho citato, ma anche dal punto di vista economico, perché è una forma di ridistribuzione della ricchezza che consente anche all'economia di ripartire. Il contrario di quello che si vorrebbe fare oggi con la flat tax, di fare una redistribuzione al contrario a favore dei ricchi. Il reddito minimo è un modo per redistribuire il reddito, per far ripartire un'economia e per aiutare. Poi vorrei sapere se siete d'accordo su questo, ma
al di là di questo, all'inizio il discorso partiva dal collegamento che c'è fra il reddito e il lavoro. In conclusione, giustamente, la professoressa faceva il collegamento fra lavoro e produttività, perché si è detto sempre che il lavoro deve essere collegato alla produttività che si ha. Quindi se oggi abbiamo un lavoro che riesce a produrre di più, perché c'è meno bisogno di lavoro, perché per via dell'industrializzazione, della tecnologia, eccetera, dovrebbe essere valorizzato maggiormente quel lavoro, non essere perdere sempre di più. Quindi questa forza contrattuale che ci ha fatto perdere, rischiamo di arretrare sempre di più e di creare una società più ingiusta e più debole, perché giustamente oramai è dominata dalla finanza anziché dalla produzione. Questo è un grosso problema che dobbiamo porci. Grazie. Sì, sono d'accordo. Cioè, nel senso che sì, il reddito garantito potrebbe, minimo garantito, potrebbe dare possibilità, opportunità di libertà, diciamo, un maggior grado di libertà a chi è in una condizione di non lavoro temporaneo. Il problema è la condizionalità, ripeto. Perché lì il non essere condizionato garantirebbe a questi soggetti che lei citava di trovare dei lavori congrui. Invece la condizionalità impone di cercare un lavoro ad ogni costo, al di là della congruità. Esempi di situazioni di questo tipo paradossali sono per esempio quelli in Germania, che noi riportiamo nel testo, in cui delle persone laureate, scolarizzate, messe a fare dei lavori, cioè a un certo punto, non trovando una collocazione, fanno dei lavori che non sono congrui, cioè non sono all'altezza delle competenze che hanno, e però sono vittime dei job centers che gli impongono un certo e delle sanzioni conseguenti. Non so quanti di voi hanno visto I, Daniel Black, il film di Ken Loach. Quella è l'espressione più autentica, io penso che basta quel film, altro che libri, per capire la condizione in cui versano i percettori del benefit, dei benefici del reddito garantito in Gran Bretagna, e le sanzioni cui incorrono quotidianamente per non, se dimenticano un documento, cioè c'è un processo burocratico e di controllo della vita quotidiana che è folle, tanto che poi il film si chiude proprio nella rivendicazione di questo individuo che per tutta una serie di vicissitudini non riesce a registrare il proprio nome, non riesce ad andare al job center per dare un documento, perché è ammalato, perché deve prendere le medicine, eccetera. Alla fine scrive sul muro la matricola, che è fondamentalmente una sorta di campo di concentramento dei percettori di reddito, e scrive io a Daniel Black, cioè al limite datemi il riconoscimento, ditemi come mi chiamo, sono un uomo, sono una persona, ho un nome, non sono una matricola, non sono un numero che deve passare dalle carte. Perché anche il sistema dei job center, si parlava prima delle scuole di formazione, che sono un modo non per formare le persone, ma per tenere in vita il circuito mercificato della formazione. Bene, i job centers inglesi non sono altro che il circuito del mantenimento dei soggetti, insomma, delle persone che sono dentro questo circuito, perché questi stessi, diciamo, responsabili dei team dei job centers sono anche a loro volta valutati sulla base delle performance ottenute. E qual è la performance mediante cui percepiscono il salario ed è valutata la prestazione? La quantità di persone che hanno in un certo tot di tempo ottenuto un posto di lavoro, quanti sono riusciti a trovare lavoro. Questi tanti rappresentano la condizione per cui loro sono remunerati e riconosciuti come buoni lavoratori. Bene, tanti più ne includono, tanto più a loro rimane comodo, no? E allora includerli ad ogni costo, anche a condizione di farli lavorare gratuitamente. E questo è il circuito che si innesca, che è un circuito folle, giocato, come dicevo, sulla competizione.
quello che percepiamo come l'effetto patologico, deviante, un po' tipicamente locale o meridionale, no? Degli affaroni, insomma, affaristi che mettono in piedi delle scuole fasulle, eccetera, che noi lo interpretiamo come dato quasi folcloristico o caratteriale o meridionale, no? È come stigma sostanzialmente. Fondamentalmente è, sotto altra chiave, il meccanismo che, grazie alla competizione, grazie a questo innesco del salario, della retribuzione alla performance, si innesca nei circuiti dei job centers in Gran Bretagna a partire dal sussidio, dal reddito minimo garantito condizionato, perché il circuito della valorizzazione riguarda anche questi settori. Quindi non necessariamente bisogna essere meridionali, cioè voglio dire, la competizione al ribasso orizzontale si sposa bene con una certa deviazione patologica del sistema, no? Della clientela, della raccomandazione o del rapporto personale, dell'inclusione personale. Cioè sono effetti, diciamo, che non sono oppositivi per definizione, possono anche essere congruenti in certe situazioni. Ecco, il sistema di welfare in Gran Bretagna esattamente riflette l'effetto paradossale della condizionalità a quei livelli. Arts for, cioè il sistema di riforma dei sussidi in Germania, è esattamente la stessa cosa, cioè tanto che la frase che viene scritta sui muri da un'associazione che lotta contro, che boicotta, diciamo, l'Arts for, è "di Arts for si muore", per dire che chi entra in quel sistema non vi esce più. Tanto è vero che, nonostante insomma, le statistiche, soltanto una parte della popolazione che si trova in quelle condizioni potrebbe chiedere l'accesso al sistema dei sussidi in Germania, lo chiede effettivamente. Molti preferiscono rimanere disoccupati, non percepire nessun sussidio, pur di non cadere in questa trappola, in questo circolo vizioso dell'Arts for, cioè del sistema Arts Fear, cioè del sistema di sussidiamento, insomma, del reddito minimo garantito in Germania. I riferimenti in Italia, purtroppo, i riferimenti, diciamo, della proposta stessa del Movimento 5 Stelle non sono né il Lussemburgo né la Svizzera né il Canada, sono la Germania e la Gran Bretagna. E a fronte della critica, ma voi volete pagare chi non lavora e non vuole lavorare? E qualcuno, il ministro attuale, risponde: ma noi li ammazzeremo di lavoro. Ecco, e dice la verità, dice esattamente quello che dovrebbe in teoria succedere se venisse implementata un'infrastruttura non facile di job center in Italia, la cui implementazione non è facile, non è veloce, cioè richiederà un impegno notevole di risorse, anche di organizzazione, ma credo che su questo magari potranno essere trovate le risorse. Il problema è se la condizionalità è un criterio che possa funzionare nella migliore delle situazioni. Sì, Giuliana, io mi vorrei soffermare un attimo sul cambiamento delle relazioni industriali in questi ultimi 25 anni. Franco diceva giustamente, dice, i lavoratori hanno perso potere di rappresentanza, hanno perso potere contrattuale, ecco. Secondo me tutto ha avuto inizio nel 93, quando con gli accordi appunto del 93 si è introdotto il metodo della concertazione, che per i primi 10 anni, devo dire la verità, ha retto anche abbastanza bene. Le condizioni di partenza erano diverse, nel senso che i sindacati avevano maggiore rappresentatività, ma anche le associazioni datoriali, perché si era in un livello paritario. Poi è iniziata una piccola deriva, secondo me, a metà degli anni 2000, in cui di fatto la concertazione si è tradotta nella creazione di osservatori, organismi bilaterali che poi hanno lasciato il tempo che hanno trovato, fino a quando progressivamente con con la crisi del 2008 sono venuti meno gli iscritti ai sindacati, ma soprattutto l'elemento spartiacque, secondo me, è stata l'uscita di Fiat da Confindustria, che ha creato un precedente, a mio modo di vedere, pericolosissimo. Nel senso che di fatto ha sgretolato, ha demolito l'unica certezza che c'era. Quindi
per il lavoratore, ovvero il contratto collettivo, insinuandosi in un solco già introdotto con la concertazione, che prevedeva la cosiddetta contrattazione di secondo livello, che, come dicevi tu nella tua analisi, accentuava la trivialità, era legata al risultato, e con alcuni sindacati che sposavano in toto questa linea. Ora, siamo a un punto di non ritorno secondo te? Oppure usciremo da questo sistema? Perché altrimenti torniamo al Medioevo, alle botteghe del... torniamo alla frantumazione, alla balcanizzazione delle realtà produttive. Il capitalismo familiare in Italia non esiste più. Fiat non è più... gli agnelli ci sono, però i capitali si sono fusi con quelli di Chrysler. Altri gruppi, io parlo di chi conosco bene, il gruppo Besenti non è più, Italcementi non è più una realtà italiana, ha ceduto ai tedeschi. Tantissimi marchi di prestigio hanno ceduto ai cinesi, ai francesi, ai tedeschi e così via. In queste condizioni, secondo te, siamo a un punto di non ritorno o intravedi una possibile via d'uscita? E se c'è, per favore, indicacela, perché altrimenti il pessimismo sarà... È una domandona e non so se riuscirò a rispondere. Sulla contrattazione no, provo a mettere più che altro degli elementi, diciamo, di... sulle relazioni industriali, che io ho seguito proprio in Fiat, e proprio a partire dalla... mi facevo riferimento prima al contratto del 93 di Melfi, che è stato il laboratorio, diciamo, della trasformazione dei piani industriali e anche dell'organizzazione del lavoro di Fiat in Italia e poi in Europa e poi nel resto del mondo. Ora c'è un passaggio finanziario sicuramente, che è quello della fusione con Chrysler, ma anche della divisione tra asset, diciamo, industriali e quelli automobilistici. Comunque entreremmo proprio dentro il dettaglio, però dicevi rispetto alle relazioni industriali che cosa ha implicato il contratto aziendale, che non è più di secondo livello ma diventa poi l'esclusivo ambito contrattuale entro cui costruire poi una piattaforma rivendicativa. Ecco, io credo che il punto d'origine è vero, è il 93. Io l'altra volta nel giro precedente mi riferivo appunto a un contratto siglato per Melfi, che riferendosi al contratto che era ancora contratto collettivo nazionale, ma che però sanciva una serie di regole, pattuiva delle cose che erano di concessione in cambio di concertazione. Che cosa ha significato la concertazione poi nella sostanza? Io credo che questo processo della concertazione abbia attecchito e abbia convinto soltanto le dirigenze sindacali. A livello dei delegati di fabbrica la concertazione ha significato partecipazione a commissioni paritetiche, che sarebbero le commissioni azienda-sindacato, che fondamentalmente erano delle commissioni in cui i delegati erano cooptati nelle decisioni aziendali rispetto all'organizzazione del lavoro interno, prerogativa aziendale. Quindi quella concertazione ha semplicemente significato è stata la scelta in qualche modo obbligata dei sindacati di categoria a fronte di un indebolimento strutturale già percepito attraverso le delocalizzazioni, attraverso tutto un nuovo, diciamo, scenario a fronte della cosiddetta globalizzazione, che era, poi si traduceva in sempre più ricatti rispetto all'occupazione. Quindi nel momento in cui il sindacato, no, in una condizione di alta disoccupazione è costretto a difendere i posti di lavoro e non le condizioni di lavoro, quindi sposta il piano, la concertazione è in qualche modo una un'espressione retorica per dire che devono stare ai patti, devono stare alle condizioni dettate da altri. In realtà la concertazione è stata qualcosa che ha sdoganato un insieme di processi che poi sono avvenuti gradualmente,
a volte giustificati con la crisi, non la crisi economico-finanziaria, mi riferisco anche alla crisi Fiat in campo internazionale, perché a un certo punto nel 2004-2005, quando la Fiat tenta l'accordo con General Motors, crolla, ma c'è una crisi proprio finanziaria molto forte, non solo di mercato. Come si risolve quella crisi? Faccio l'esempio della Fiat perché è quello che conosco meglio, ma è indicativa di molti processi, diciamo, che riguardano le relazioni industriali in Europa e negli Stati Uniti. Come risolve la crisi? La risolve grazie all'era Marchionne, cioè Marchionne che non solo internazionalizza, ma fa un'operazione di diverso tipo, cioè fa un patto di ferro con la famiglia Agnelli e gli dice che nei 5 anni, o quanti sono, insomma, CDA per FCA Chrysler, farà tutta una serie di operazioni finanziarie che garantiranno assolutamente gli utili alla famiglia Agnelli. Quindi il patto era questo, al di là degli investimenti produttivi, della transizione, come si dice, della transizione ecologica, insomma, il passaggio al verde, insomma, ora non mi viene in mente, all'elettrico, l'ibrido, eccetera. Questi investimenti erano subordinati al fatto che bisognava recuperare gli utili e mantenerli inalterati attraverso operazioni di finanza, operazioni finanziarie, tra cui appunto la collocazione in borsa dell'asset CNH e Fiat, e FCA, insomma l'automobile. E l'altro passaggio fondamentale era la riacquisizione assoluta della governabilità delle fabbriche. Vi ricordo che la concertazione ha avuto un'interruzione. E quell'idillio della rivoluzione copernicana per cui da un certo momento in poi sindacati e impresa avrebbero cooperato per garantire condizioni di sviluppo si è rotto a Melfi nel 2004 con lo sciopero dei 21 giorni. Quello che non ha retto era il modello di organizzazione interna, cioè i delegati sindacali che erano stati a un certo punto ridotti ad essere dei cogestori dei capetti di linea e non hanno più, hanno rotto con le compatibilità, gli hanno fatto esplodere il modello. Da lì in poi i processi sono stati molto più accelerati, hanno riguardato Melfi ma hanno riguardato anche altri assetti industriali. E per ogni sito produttivo riaperto o ristrutturato in Italia c'è un omologo gemello in un altro paese d'Europa. Pomigliano fa il paio con Tichy a Bologna, in Polonia, a Cracovia, stabilimenti gemelli. Quando c'è un problema di qua la produzione si può spostare tranquillamente di là, e se il sito di Pomigliano è meno produttivo o meno non risponde ai target del modello competitivo imposto, allora la produzione può essere tranquillamente stornata di là e gli operai del sito messi in cassa integrazione in attesa di un nuovo modello produttivo. È storia recente, è storia di Melfi, è storia delle situazioni. Quindi il problema è il punto di non ritorno, qual è il passaggio? Ma mica facile, cioè uno è possibile lottare ancora per difendere l'occupazione o si tratterebbe di difendere il lavoro? Quello è il problema, perché se la battaglia della difesa dei posti di lavoro è una battaglia a perdere, a meno che non si creano condizioni del tutto differenti, che non sono solo i piani industriali che ci vorrebbero in Italia, ma non è solo quello, è proprio produrre una rivoluzione mentale, che la concertazione ha senso, avrà senso in Germania, ma per il segmento alto della forza lavoro, anche la Germania che è portata esempio della concertazione ad alto livello. Beh, il segmento più alto della forza lavoro in Germania sono gli operai della Volkswagen e del comparto ad alto contenuto tecnologico e che produce mezzi di produzione, quegli stessi che poi permettono alla Germania di comprarsi gli asset industriali o di costruire catene del valore, filiere produttive che includono anche qualche parte dell'industria italiana, insomma, nella filiera al più basso livello, però gli permette appunto una competizione di mercato tale che poi riesce a comandare, a controllare. Beh, quei lavoratori oggi contrattano con Ligue Metal, contrattano più alti salari e meno tempo di lavoro, lo possono fare. Però nello stesso tempo la riforma Arts4 che cosa è servita? A rendere, a indebolire
il segmento più basso della forza lavoro in Germania, a renderlo più debole, meno remunerativo. Dentro la catena del valore si rafforza una parte della forza lavoro per indebolirne l'altra. Quindi, siccome stava attraversando un momento di forte crisi in industria tedesca, l'industria, la manifattura tedesca, allora la riforma Hartz IV è servita proprio a rendere più deboli quel segmento e mantenendo comunque alto il... Quindi bisogna guardarle queste cose nella loro complessità. C'è da dire che, a differenza dell'Italia, in Germania c'è un processo interno all'Europa, per cui la Germania riesce ad esportare i propri prodotti e ad avere una posizione di egemonia sul mercato, che è anche una posizione di dominio politico, egemonia economica grazie a un dominio di carattere politico dentro gli equilibri della comunità dell'Unione Europea. E quindi Francia e Germania dettano fondamentalmente le regole del gioco per tutto il resto dell'Europa, in particolare per il Mediterraneo. Quindi sono una serie di situazioni complesse. A me pare che per modificare le relazioni industriali, cioè l'assetto delle relazioni industriali, bisogna ripensare la storia degli ultimi 3 anni in maniera capovolta rispetto a quanto si è praticata concretamente nel tentativo di difendere l'occupazione. Forse bisognerebbe partire dal difendere le condizioni di esistenza, per citare Angelo, ma che poi sono le condizioni di esistenza dei lavoratori in carne e ossa, è da quelli che bisogna partire e quelli bisognerebbe ascoltare un po' di più a qualunque livello, se si è sindacalisti o se fa sindacato. Buonasera, io intanto faccio i complimenti all'associazione che ha organizzato questo evento e poi a lei, professoressa. Rispondendo a Gianluca, che conosco bene, vorrei suggerire e vorrei sapere cosa ne pensi tu del modello Svezia che hanno applicato alla Volvo, cioè ridurre l'orario di lavoro settimanale inventato in Italia a 40 ore su 36 ore settimanali, che ha dimostrato, sempre parlando di persone come lavoratori, ha dimostrato una miglior attività lavorativa, miglior rendimento e miglior stile di vita dei lavoratori, meno malattie, meno stress, eccetera eccetera. E poi naturalmente vorrei riepilogare a mio modo quello che è successo. Sono un consulente del lavoro. Secondo me è successo questo: un granello di grano veniva trasportato da 6 formichine fino a prima. Poi che è successo? È caduta una fogliolina, quel granello di grano è caduto sulla fogliolina e per trasportarlo sono servite 4. Le altre 2 che erano operative sono diventate occupabili, non erano più occupate. Il reddito di cittadinanza, per come lo intendo io, e ci ho lavorato e ho contribuito anche online con i sistemi che abbiamo. E le 2 ore che mi hai detto tu, quelle là al giorno, non mi piacciono. Effettivamente mi erano sfuggite. Il discorso di ammazzarsi non è vero, perché sono 8 ore da dedicare ai comuni. Infatti un comune come Siderno, ho calcolato io, signor sindaco, che ne verrebbe con 20 cittadini al giorno disponibili da impiegare con uno. Abbiamo il reddito di cittadinanza. Comunque sia, è successo questo. Le 2 formichine non possono morire di fame. Però allo stesso tempo, secondo me, che sono d'accordo con il reddito di cittadinanza, che è uguale al reddito minimo garantito, solo che qualcuno ancora non lo vuole capire, perché non è il sussidio universale, quello erogato senza controprestazione, è un reddito erogato con una piccola prestazione a favore della comunità. Quindi è da interpretarsi, secondo me, come un reddito di solidarietà. Infatti non è solo garantito ai disoccupati, bensì anche ai pensionati, che rischiano, secondo me, con questo andazzo di superare gli occupati. Volevo sapere, la domanda che ti voglio fare è questo: secondo te il reddito di cittadinanza che influenza può avere in una regione con un tasso di emigrazione che sta raggiungendo livelli impressionanti? Grazie. È una domanda a cui non so rispondere, evidentemente. Non so che effetti possa avere. Allora, mi sembra che la prima fosse invece sulle 2 formichine, no? Per essere realisti, io penso
e per questo traduco poi le condizioni di esistenza in termini politici. Io penso che nella società, nella nostra società, la società capitalistica, il destino delle due formichine rimanenti sia del tutto ininfluente, perché l'obiettivo non è quello di garantire l'accesso alle condizioni di esistenza per tutti, cioè la riproduzione sociale, produrre condizioni di produzione per riprodurre tutti, ma per riprodurre, questo in ogni società classista, le condizioni di le condizioni per la riproduzione della società stessa, per come è strutturata, cioè i suoi fondamenti. Quindi se siamo in una società capitalistica, si riproducono gli individui necessari alla riproduzione del capitale, gli altri possono morire, non vengono uccisi, ma si possono far morire, no? Allora, questa è la risposta alla questione, che è una risposta, voglio dire, data sulla questione del perché. Poi potremmo anche auspicarci che non è così, che vorremmo una società migliore, che potremmo... Sì, io ho quest'utopia, io lotto costantemente per una società migliore, però so bene, e non mi faccio illusioni, che qualunque forma che sia di soluzione compatibile con il motore di questa società, cioè il capitale, non garantirà a tutti i milioni e milioni di persone condizioni di esistenza, ma soltanto a quelli sempre meno numerosi, soggetti che possono garantire la riproduzione del capitale. Quindi non c'è reddito che possa risolvere il problema. Questo non significa che non ci siano soluzioni più o meno giuste, più o meno eque, è ovvio. Allora, rispetto alla questione, il merito della questione del reddito e delle 8 ore, eccetera, io sono d'accordo che il lavoro non bisogna confonderlo con l'attività, e che le persone che l'ozio è una categoria capitalistica, nel senso che le persone fanno un sacco di attività, e le attività che fanno sono dotate di senso e sono anche sociali. Le persone fanno il loro sviluppo, quindi ci sono miriadi di attività che vengono svolte, per fortuna ancora in solidarietà gli uni con gli altri e in reciprocità. Il problema è, posto questo, e vedo tantissime forme di cooperazione sociale, no? Autoprodotte, che spesso invece che spesso non solo sono autoprodotte, ma nel corso del tempo vengono sussunte, cioè vengono appunto vampirizzate, devono trasformarsi in istituzionalizzarsi in associazione per progetto, che poi esistono in funzione dei progetti, insomma c'è tutto un passaggio, no? Per cui le attività sociali di cooperazione vengono man mano, attraverso i processi di governance, inglobati e ridotti a processi di produzione di merce, anche quando quella merce è un'attività di cura sociale, solidaristica, eccetera. Ecco, per questo stesso motivo ho dubbi che si possa immaginare una solidarietà coatta. La solidarietà per definizione non si può imporre, è qualcosa che viene dalla vita associata e dalla cooperazione sociale. Se viene assorbita, anche se è stato assorbito negli ultimi 20 anni, anche tutto quel settore di cooperazione sociale, anche che inglobava anche molta critica sociale, pensate a quello che poi è stato definito il terzo settore, che era il volontariato nelle associazioni. Io per anni sono stata vicina a un'associazione che si chiamava Arci, che faceva delle cose non a fini di lucro. Ecco, quanta di questa parte del mondo associato, della cosiddetta società civile, è stato inglobato e mercificato dentro i circuiti della produzione di merce, perdendo il senso, cioè della progettazione, della rendicontazione, del risultato e tutto il resto, perdendo il senso originario che aveva, che era di critica, perché il concetto di società civile nel Novecento era un concetto di critica sociale, conflitto contro lo Stato, con tutti i suoi limiti e le sue contraddizioni che il concetto di società civile può avere. Beh, quel concetto di critica, no, di opposizione, attraverso la società civile sono sorte le lotte contro la guerra, le lotte pacifiste, il movimento per i diritti civili, cioè per il riconoscimento della parità di genere, cioè quante cose sono nate nel corso del Novecento attraverso il cosiddetto concetto di società civile. Quanto questo concetto di società civile ancora oggi può esprimere una forma di critica sociale e di lotta sociale progressiva,
Mi pare che molta di questa parte sia stata inglobata dentro un circuito, dentro il circuito statutario e istituzionalizzato della progettazione compensativa della governance al fine di ridurre i danni della, prodotti da, questi, da, da un certo tipo di governance, da un certo tipo di sistema di governo. Pensate alle migrazioni, per esempio, quanto il circuito della produzione, no? Della, o pensate alle guerre umanitarie, questo grande ossimoro che da una parte uccidono, dall'altra però hanno assolutamente bisogno di delle ONG che sanino i feriti e diano dignità ai morti. Quanto è contraddittorio questo discorso dentro un circuito di questo genere? Allora, è una strada giusta quella di pensare alla solidarietà coatta, o è meglio restituire alla gente, alle persone, alla gente in cooperazione che fa attività senza entrare nel circuito della merce, nel circuito della governance, restituire il proprio spazio di agibilità e dargli riconoscimento? Quale lotta politica progressiva può passare attraverso la coazione o attraverso i circuiti autoritari della governance che noi viviamo tutti i giorni, dalle migrazioni fino alle guerre, che sono tante, sono numerose e non e nemmeno tanto lontane ormai? Quindi questo è il problema che ti pongo. Allora, il servizio alla comunità sì, purché la comunità però non sia un altro ente di autorità, sì, che sia un progetto comune, non un ente che in quanto comunità ti impone asservimento e obbedienza, insomma. Allora, pratiche di libertà davvero, ma che siano emancipatorie per tutti, non per gli individui soltanto. Quello è il punto mio di vista. Per questo vedo una contraddizione tra le premesse di quella proposta di legge e la sua attuazione concreta. Forse non è necessario. Buonasera, dottoressa. Posso? Sì. Forse non è necessario, comunque. No, io volevo fare una breve osservazione molto sintetica in merito alla questione dell'emigrazione che si faceva poc'anzi, a cui si faceva riferimento, e alla questione anche di concezione di statuto sociale, ecco. Mi ricollego un pochino anche al discorso che poc'anzi faceva il signor sindaco Fuda. Tralasciando, diciamo, i grandi colossi nazionali e internazionali, lei, dottoressa, mi insegnerà che sono le piccole realtà quotidiane che comunque fanno bene o male muovere l'economia e progrediscono, diciamo, ecco, ad una crescita più che culturale, diciamo, coscienziale, esistenziale, no? Intellettuale, ecco. Però non è possibile, secondo me, secondo la mia modesta opinione, reprimere questo fenomeno di emigrazione se nelle nostre piccole realtà, nei nostri piccoli territori, vigono determinati sistemi che io oserei quasi definire, penso non è poi tanto fuori luogo, oligarchici, perché è normale che se in un detto territorio o in un detto comune o in una detta amministrazione vigono, tra virgolette, determinate regole e determinati fenomeni, è chiaro che magari, per esempio, un laureato in ingegneria se ne deve andare perché è completamente marginato dal resto, diciamo, del contesto. È normale che se, per esempio, si deve fare la realizzazione o la progettazione, io alludo alla mia professione, al mio campo professionale, è normale che se si deve realizzare quel marciapiede, no? E il marciapiede, il progetto del marciapiede, il progetto della strada, il progetto della piazza viene sempre dato all'ingegnere X o all'architetto Y o comunque sempre a quelle figure che sono parte integrante del sistema, no? È normale che un giovane laureato se ne deve andare. È normale che poi viene meno la questione di formazione. Che mi devo formare? Alla fine, se io non, cioè, non svolgo nulla, fermo restando che l'ultimo codice degli appalti prevederebbe che comunque ci sia un giovane laureato da meno di 5 anni in un gruppo di progettazione. Quindi tutto questo che significa, dottoressa? Significa che probabilmente
Se in Italia non vigesse questo tipo di realtà, probabilmente non servirebbe, non sarebbe neanche necessario un reddito di cittadinanza, un reddito di dignità, mi spiego cosa voglio dire. E finché i vari territori, finché le piccole realtà, ma soprattutto gli amministratori, coloro che sono, perché i latini dicevano vox populi vox dei, voce del popolo, voce di Dio, quelli che vengono democraticamente messi in condizioni di sedersi su quella poltrona e disporre, diciamo, fare le veci del comune, no, e dell'intero territorio comunale, provinciale, regionale, quello che è, finché le varie amministrazioni, dottoressa, non si emancipano e non tagliano il cordone ombelicale che li rende succubi di questo sistema, di questa realtà, perché imprigionati da un intrallazzismo politico, non politico, tutto quello che vuole, li rende servi, va bene? Finché tutto questo non verrà smembrato, non verrà rimosso, e soprattutto io faccio un monito anche ai miei coetanei che, diciamo, con tutte le loro forze reprimano con tutte le loro forze questo sistema e lo sovvertano di conseguenza, finché tutto questo non verrà meno e ci sarà un tipo di trattamento perequativo, non succederà nulla, non succederà mai nulla. Saluto un attimo. Ho detto qualcosa che no, non andava detto, professore? Ha dato fastidio a qualcuno? No, continua. Ah. No, mi sta quasi togliendo la parola, voglio dire. Comunque avrei finito. La dottoressa penso abbia capito, non occorrono ulteriori. Grazie, buona serata. Non so cosa rispondere, nel senso che posso essere d'accordo. Professore, anche se lei ha tolto il microfono, la mia voce si sente lo stesso. Va bene. È positivo che sono le 12 e mezza. Va bene, quasi no. D'accordo, allora. Se nessuno vuol parlare. Si comunque parlava delle partite. Abbiamo iniziato giorno 1 e siamo già al giorno 2, quindi se vogliamo ci possiamo rincontrare per continuare questa avvincente ricostruzione della nostra situazione. Comunque, grazie Giuliana, grazie Angelo. Grazie a voi per la pazienza. È illuminante. Domani. Ci vediamo domani alla stessa ora con i Big Data. Buonanotte a tutti.